Buon pomeriggio a tutti e benvenuti al nostro secondo webinar. Questa sera tratteremo il tema dell'Industrial IoT per migliorare la produttività e creare valore dai dati. L'abbiamo Scusa organizzato insieme Massimo, al ma nostro. non si vede, non ti vedi. Prova a muoverti o a disattivare la videocamera, poi. Ok, perfetto. Quindi organizzato il nostro, insieme al nostro consorziato Siemens. Io sono Massimo Pulvirenti, in Videx seguo l'area dell'orientamento, formazione e consulenza, ma voglio ringraziare tutti i partecipanti che sono entrati, che stanno entrando nella nostra aula virtuale, ma soprattutto i nostri due relatori, Giuseppe Biffi di Siemens e Filippo Montevecchi, il nostro collega di Videx. Alcune brevi informazioni di servizio. Il webinar durerà come al solito 60 minuti. Potete porre domande tramite il tasto Q&A sulla barra di Teams. Sia le presentazioni sia la registrazione del webinar saranno disponibili sul nostro sito Bilex a partire da domani pomeriggio. Al termine del webinar invierò un breve questionario di gradimento, tempo di compilazione non più di un paio di minuti. Prima di passare la parola all'ingegner Biffi di Siemens, poche parole su Bilex. Bilex è uno degli 8 competence center nazionali istituiti dal Ministero dello Sviluppo Economico nel quadro del Piano Governativo Industria 4.0. Il nostro è un consorzio pubblico-privato costituitosi nel dicembre del 2018. Abbiamo sede a Bologna, siamo il competence center dell'Emilia-Romagna. E raggruppiamo 56 consorziati tra università, centri di ricerca e soprattutto 45 imprese. Il nostro focus sono i big data, anche se comunque, come vedremo nell'intervento conclusivo del mio collega, noi disponiamo e mettiamo a disposizione delle aziende tutte le tecnologie Industria 4.0. La nostra mission è appunto quella di supportare le aziende nei loro processi di digitalizzazione e innovazione e soprattutto nella comprensione, poi l'adozione e l'avvicinamento progressivo a quelle che sono le cosiddette tecnologie abilitanti, cioè le tecnologie di Industria 4.0. Questo lo facciamo con i nostri consorziati, con il supporto dei nostri consorziati che conferiscono all'interno del consorzio sia competenze, sia tecnologie, sia macchinari che mettiamo a disposizione di tutte le aziende, sia con altri soggetti e partner che fanno parte della rete regionale Alta Tecnologia della Regione Emilia-Romagna. Questa è una panoramica su quelli che sono i nostri consorziati, le nostre aziende, i centri di ricerca e le università. Le aziende sono espressione di 7 filiere. Andiamo dall'automotive alla grande distribuzione organizzata, la meccanica avanzata, l'automazione industriale, i servizi. Quindi veramente molto rappresentative di quello che è il tessuto imprenditoriale regionale, ma anche nazionale, in quanto le aziende e i soggetti che fanno parte del consorzio Bilex sono comunque espressione di 7 regioni diverse sul territorio nazionale. Quali sono le caratteristiche di un competence center, i punti di forza di un competence center? Innanzitutto la linea pilota, quindi una smart factory, un ambiente di test before invest, dove sono presenti tutte le tecnologie, tutte le macchine industriali, ricordo, del paradigma Industria 4.0 e che noi mettiamo a disposizione delle nostre aziende. Seconda caratteristica è che Bilex, tramite fondi assegnati dal MISE, finanzia progetti di ricerca e sviluppo. Abbiamo pubblicato a dicembre la terza e ultima call con cui Bilex, in qualità di stazione appaltante, cofinanzia al 50% progetti di ricerca e sviluppo di innovazione che prevedono l'impiego di tecnologie Industria 4.0. Altro caratteristica di un centro di competenze è un sistema di servizi di orientamento, formazione e consulenza. Abbiamo ormai pronto un catalogo di corsi di formazione, è disponibile sul nostro sito, vi invito ad andarlo a visitare. I corsi partiranno non appena le condizioni epidemiologiche lo consentiranno. Quarta caratteristica di un competence center sono
delle aree dedicate all'interno del nostro centro che mettiamo a disposizione delle aziende, aula per la formazione, spazi di coworking e poi soprattutto gli spazi della linea pilota. Ho terminato, non voglio più rubare di tempo, passo quindi la parola all'ingegnere Giuseppe Biffi. Prego Giuseppe, ti ricordo di attivare anche l'audio Sì. della tua presentazione. Allora, procediamo subito. Eccoci qua. Buonasera a tutti anche da parte mia, grazie per l'introduzione Massimo. Io mi chiamo Giuseppe Biffi, lavoro in Siemens e mi occupo di business development sul portafoglio digitale di Siemens. Siemens sapete fa molte cose, oggi parleremo di una cosa in particolare, parleremo del trattamento dei dati, delle tecnologie digitali per farlo. Cercherò di farlo in modo assolutamente non, con un taglio non tecnico, userò molti esempi e userò anche molte referenze che di fatto sono operative da diversi mesi, sono quasi tutte italiane, ci tenevo a dire questo, tranne una per un motivo che poi capirete, e quindi spero che la presentazione sia abbastanza così dinamica e assolutamente spero non sia troppo noiosa. Cominciamo col dire che il tema del data analytics non è per niente un tema nuovo. Questo sono io, 25 anni fa, uno dei miei primi lavori, io ho lavorato in questo sito produttivo a Taiwan, e guarda caso il mio compito era sviluppare un sistema di raccolta dati. Quindi diciamo che questo argomento qui è vecchio tanto quanto è vecchia l'automazione, se ne parla da sempre. E quindi che cosa c'è di nuovo? Ma allora c'è qualcosa di assolutamente nuovo in questi ultimi, diciamo così, pochi anni. Sicuramente il fatto che la quantità di dati resa disponibile dai dispositivi industriali è enormemente aumentata, sta crescendo in modo letteralmente esponenziale. Qualunque oggetto industriale, dal PLC al motore, all'azionamento, ormai è talmente smart da mettere a disposizione in modo molto semplice i dati a qualunque sistema li voglia acquisire, addirittura metterli su internet. Quindi il numero di things, dell'Internet of Things che sta apparendo sulla rete aumenta in modo sempre più massiccio. Ma il secondo elemento fondamentale è che trattare questi dati è diventato veramente facile ed economico. È possibile accedere a delle risorse inimmaginabili tempo fa. Adesso l'esempio che si fa sempre è il computer che ha guidato l'Apollo sulla Luna nel 69, è costato 150.000 euro o dollari. Oggi noi con poche centinaia di euro compriamo una potenza di calcolo che è milioni di volte, letteralmente milioni di volte superiore. E fra l'altro la usiamo per giocare a Candy Crush tante volte. Quindi diciamo che l'accesso alle risorse è enormemente più semplificato e tra le altre cose l'accesso può anche essere reso scalabile acquistando queste risorse sul cloud, capacità di storage, capacità di elaborazione di calcolo. A seconda di quello che mi serve, quindi non devo necessariamente comprare grandi mainframe come si faceva una volta, ma posso comprarli come servizio. E soprattutto il know-how è ormai disponibile in modo molto semplice, studenti universitari, neolaureati, diplomati ormai sono in grado di fare grandi cose con quello che imparano a scuola, quindi anche questa non è più una risorsa scarsa come poteva essere qualche decina di anni fa. Oggi esamineremo alcuni modelli di analisi, di raccolta e analisi dei dati, alcuni diciamo sono delle vecchie conoscenze, altri sono modelli un po' più moderni, alcuni avranno un taglio un po' più tradizionale, altri meno, in ogni caso valuteremo benefici e limiti di ognuna di queste soluzioni, vedremo di capire quali sono i contesti nei quali è più appropriato utilizzare una piuttosto che un'altra. Diciamo che questa attenzione al dato e alla sua elaborazione è qualcosa di assolutamente condiviso da tutti gli osservatori internazionali. Vi lascio poi questo articolo di Forbes da leggere, qui c'è un link che potete visitare tranquillamente, dove si esaminano i principali 5 trend che saranno di attualità nel 2021 in merito al tema dell'Internet of Things. Intanto il tema della sicurezza.
qui si fa l'esempio di Alexa, ma il tema della sicurezza dei dati, della cyber security è sicuramente un tema attuale anche in ambito industriale. Io voglio sempre sapere questi dati dove finiscono, se per caso qualcuno me li può prendere, me li può rubare o può introdursi nella mia rete aziendale. L'Internet of Things poi è qualcosa che nasce per uso, se vogliamo, domestico o comunque extra industriale, ma di fatto sempre più casi d'uso appaiono sulle scene in ambito appunto industriale. Si parla addirittura di Industrial Internet of Things o IIoT. E questo tipo di architettura, di tecnologia, mi può aiutare anche a fare cose molto complesse, come per esempio costruire un digital twin della macchina o dell'apparato che intendo studiare grazie appunto ai dati che ho raccolto. Ma non basta il fatto di raccogliere i dati, sempre più spesso ci si aspetta dai sistemi di analisi dei dati che questi siano proattivi, ovvero sia capaci di proporre, suggerire, raccomandare delle azioni sull'impianto o comunque sia sull'apparato che sto monitorando in modo sempre più intelligenti. E questo avviene sempre più dove i dati nascono, quindi c'è un progressivo spostamento della capacità di elaborazione di questi dati dove i dati vengono generati, quindi sulla macchina. Si parla quindi in questi casi di edge computing. In quest'altro articolo, proprio l'edge computing è oggetto di analisi da parte di Frost e Sullivan, che identificano questa tecnologia come una delle tre più promettenti, più probabili nella loro implementazione e a maggior impatto che possiamo aspettarci nei prossimi, diciamo, 3-5 anni. Infatti viene collocata in quest'area in alto a destra del grafico che vedete. Quindi attenzione a queste tecnologie, perché sono quelle che credo proprio ci accompagneranno negli anni a venire. Qualche parola su Siemens, che io rappresento. Non vi farò la presentazione dell'azienda perché richiederebbe troppo tempo. Siemens è una multinazionale con presenza storica in Italia ormai da 150 anni, però ci tengo a dire che Siemens ha sempre avuto un ruolo importante in tutte le rivoluzioni industriali. Beh, diciamo che nella prima no, perché non eravamo presenti quando è stata inventata la macchina a vapore, ma sicuramente nella seconda, nella terza, quando si parla di elettrificazione e di automazione, Siemens era assolutamente presente e ha contribuito. Per quello che riguarda la quarta rivoluzione industriale, addirittura siamo stati tra i fautori, coloro i quali, seduti al tavolo in cui si definiva addirittura il concetto di industria 4.0, hanno un po' determinato la forma che oggi conosciamo per questo concetto importantissimo. Lo facciamo investendo ogni anno quasi, l'ultimo anno erano 6 miliardi, quasi 6 miliardi di euro, che se vogliamo è il fatturato di alcuni nostri concorrenti. Noi investiamo in ricerca e sviluppo su tecnologie che sono un po' quelle più attuali, in particolare quelle di cui parliamo oggi in questa presentazione. Quindi entriamo un po' nel merito della tecnologia, che è l'argomento del nostro pomeriggio. Sono molte le tecnologie che ricadono sotto la dicitura industria 4.0, e di queste gran parte, la maggior parte, sono tutte in focus per noi. Queste sono le più, diciamo così, promettenti a nostro avviso nel breve e medio termine. Quelle spuntate sono quelle che toccherò oggi nella mia relazione. In tutti i casi, quello che guida Siemens nel suo operare, nel suo ricercare, nel suo sviluppare soluzioni per le aziende manifatturiere è questo concetto molto semplice che combina il mondo reale con il mondo virtuale, dove con mondo reale intendiamo il mondo dell'automazione industriale, che è fatto di controllori, di reti, reti dati, motori, azionamenti, sensori, tutto quello che serve per produrre un bene in concreto, per fare una macchina, per realizzare una linea, tutto ciò che si può toccare, che è tangibile, che è fatto di rame, che è fatto di silicio, che è fatto anche di plastica, se vogliamo, e di acciaio. E poi c'è il mondo virtuale, che è il mondo fatto di bit e di byte, cioè il mondo della progettazione, del design, il mondo della simulazione, il mondo della raccolta e dell'analisi dei dati, il mondo dell'intelligenza artificiale, che vive tipicamente all'interno di un computer. Ecco, questi due mondi esistono anche loro da tanti anni, ma si sono sempre mossi su due binari abbastanza paralleli senza incrociarsi. Noi li stiamo facendo incrociare ormai da qualche tempo, almeno dal 2007, quando abbiamo fatto le prime grandi acquisizioni in ambito software, perché riteniamo che possano produrre
dei significativi vantaggi per le aziende manifatturiere. Quindi combinare il mondo reale dell'automazione con il mondo della progettazione e della simulazione ha un grosso valore aggiunto, che si traduce poi nella creazione del famoso digital twin, che non è oggetto della nostra discussione di oggi, eventualmente magari in futuro possiamo anche parlare di questo, ma che di fatto si va a declinare in realtà in più di un digital twin, di un prodotto, nel momento in cui io vado a modellare per esempio un'automobile, una bottiglia di birra, un vasetto di yogurt, come mio prodotto finito, lo creo, lo progetto in un ambiente virtuale e lo testo. Il digital twin della produzione, ovvero sia dell'impianto che andrà a realizzare quel bene, quel prodotto, impianto comprensivo di macchine, sistemi di trasporto, linee di produzione, addirittura operai o operatori umani. Poi c'è naturalmente la fase in cui c'è la produzione reale, la realizzazione della macchina o della linea utilizzando le automazioni di cui dicevamo poc'anzi. Quindi traduciamo in realtà quello che fino a questo punto è semplicemente stato un gemello digitale che viveva in un computer. E infine la parte che ci interessa oggi, che è quella di dire: benissimo, io adesso questo oggetto ce l'ho, funziona, la macchina lavora, produce prodotto, ma produce anche dei dati. Mi interessa rilevare questi dati, analizzarli, studiare le prestazioni, quindi avere un modello digitale anche dell'oggetto in funzione grazie ai dati che mi fornisce. Giuseppe, una domanda da farti. Certo, dimmi. Ma è necessario sempre implementare, concentrarsi su tutti e quattro gli elementi o ci si può partire un'azienda, cioè ci si può concentrare sui dati, per esempio sul monitoraggio dei dati? Allora, io naturalmente in occasioni come questa presento l'intera, come dire, la big picture, come si dice, no? L'intero portafoglio, quello che si può fare in tutte le sue sfaccettature. È chiaro che i benefici maggiori li ho nel momento in cui implemento tutto, però questi moduli, questi elementi sono fatti in modo tale da essere implementati in modo progressivo e graduale, quindi io posso tranquillamente iniziare a lavorare sui dati, quindi sulla parte finale di questo processo, piuttosto che sulla parte, diciamo, di progettazione in modo abbastanza indipendente. L'importante è che tutto questo ricada in un'idea, in un disegno generale e all'interno di comunque di un framework che mi permetta poi di non ritrovarmi con n pezzi staccati uno dall'altro che non si parlano, ma di avere un unico ambito, ambiente in cui tutte le informazioni sono condivise e circolano in un cosiddetto closed loop manufacturing, come si dice in gergo. Quindi la risposta è sì, posso tranquillamente iniziare anche se voglio dalla parte di analisi dei dati. Grazie. Analizziamo quindi alcuni di questi modelli che ruotano intorno al discorso della raccolta e dell'analisi dei dati. Il modello più noto che chiunque si occupi di automazione o l'abbia fatto nella sua vita conosce è la famosa piramide che vedete qua rappresentata. Qualcuno la considera ormai obsoleta, ma è un dato di fatto che in qualunque azienda manifatturiera comunque questa roba è implementata e funziona. La Fiat funziona ancora così, per intenderci. Quindi esiste un livello di campo, un livello di controllo. Gerarchicamente salendo si incontrano le operation, sistemi MES, sistemi ERP. È una gerarchia abbastanza, come dire, ben consolidata, no? Che prevede il fatto che i dati fluiscano attraverso tutti questi livelli, dal livello di campo attraverso il controllo, attraverso il sistema MES, al management fino al gestionale ERP. È un modello, come ripeto, assolutamente valido tutt'oggi. Io qua ho rappresentato dei dati che fluiscono in una direzione, ma c'è anche l'elemento di comando, di controllo, che prevede dei dati che fluiscono nella direzione opposta. Ci sono chiaramente dei vantaggi e degli svantaggi in questo modello. Per esempio, il fatto che ho tutto sotto controllo, tutto in locale. La logica e i dati sono vicini alla macchina, vicini all'impianto, all'interno delle mura del mio plant. Anche la supervisione viene effettuata localmente. È un approccio chiaramente event driven, cioè succede una cosa, c'è un evento che si verifica e c'è una reazione da parte del sistema. Questa è una caratteristica tipica dei sistemi di supervisione che si chiamano SCADA. Può non essere un difetto, anzi può essere la ragione per cui esistono, ma di sicuro non stiamo parlando di situazioni data driven. La flessibilità è modesta, perché ogni modifica che io devo fare interviene su tutti questi livelli gerarchici. Spesso richiede l'intervento anche di diversi fornitori che effettuino la propria parte dell'intervento,
E quindi diciamo che anche poi replicare queste soluzioni su diciamo, situazioni geografiche distribuite può essere complicato. Devo andare fisicamente, muovermi per andare ad aggiornare il software in tutti gli impianti in cui ho quella versione del sistema. Ecco, una soluzione un po' più attuale può essere quella che chiamiamo cloud computing. Come funziona? Ma intanto diciamo che questo approccio preserva l'architettura gerarchica di cui ho parlato poco fa, quindi rimane valido il concetto della piramide e dei vari livelli che interagiscono fra di loro, come abbiamo detto. Però si introduce un elemento ulteriore esterno all'azienda, l'ho rappresentato come qualcosa che sta al di là del muro, e che è il famigerato cloud, quindi è sostanzialmente un data center in cui i dati risiedono o vengono scritti, raggiungibile attraverso internet. Quindi c'è un collegamento, una connessione che dall'interno dell'azienda esce sul web e che sostanzialmente mi permette di far arrivare i dati, dalle mie macchine, dei miei vari livelli, spillandoli da dove si trovano fino al cloud, perché possono essere elaborati attraverso delle app che possono risiedere su cloud piuttosto che su dei device mobili, che possono essere telefoni cellulari, smartphone, tablet, PC e quant'altro. Vedete, c'è un simbolo del lucchetto, perché un elemento fondamentale di questa tecnologia è la crittografia del dato, che viene trasmesso con un livello di sicurezza identico alle transazioni bancarie. Ora, qualche volta mi chiedono, ma sono sicuri questi dati, questi sistemi, ci si può fidare? E la risposta è, se mi fido a fare un'operazione bancaria attraverso l'home banking, e credo che tutti noi lo facciamo, posso tranquillamente fidarmi anche a trasferire i miei dati su cloud attraverso questi canali, assolutamente sicuri. Quindi vedete, c'è una forte dipendenza rispetto alla connettività sul cloud. Non è questa una soluzione per controllare l'impianto, ma è una soluzione per monitorarlo, per leggere i dati e, se serve modificare il dato che leggo o aggiungere delle informazioni ulteriori da leggere, posso interagire direttamente col device che produce quel dato senza percorrere tutta questa piramide, tutta questa gerarchia per far sì che il dato sia fruibile. Di nuovo ci sono vantaggi e svantaggi. Ora, i dati in questo caso risiedono su cloud, perché localmente non c'è quasi capacità di bufferizzazione, un minimo, pochi minuti probabilmente. I dati e l'intelligenza che li elabora si trovano su cloud. La latenza che cos'è? Sostanzialmente è il tempo che passa tra quando io faccio una richiesta di informazioni a internet e quando ricevo una risposta. Questo tipo di caratteristica è abbastanza incerto. Io non so mai quanto tempo ci mette internet a rispondermi. Questo non dipende né dal cliente, dall'utente, né da Siemens, dipende dalla nostra infrastruttura nazionale, che vabbè, non brilla per grandi prestazioni in questo momento. Speriamo che col 5G le cose vadano meglio, ma sta di fatto che la latenza in questi casi può essere un problema. In compenso è molto semplice rilasciare degli aggiornamenti, delle patch di sicurezza, gestire gli aggiornamenti sui vari device, riconfigurarli. Quindi questo è un grosso vantaggio, però rimane appunto una dipendenza abbastanza forte dalle prestazioni della rete internet e dalle prestazioni di appunto un canale che non dipende necessariamente da noi. Il modello che vi sto dicendo può essere implementato attraverso una serie di passi. Per semplificare, c'è una prima fase in cui le aziende tipicamente esplorano i dati che riescono a raccogliere e a ricavare dagli impianti, cioè sostanzialmente producono dei grafici o delle analisi molto semplici. In una seconda fase invece si cercano dei suggerimenti, quello che prima chiamavo le recommendations, ovvero sia il sistema che mi propone delle azioni correttive qualora si rilevino delle situazioni anomale, e poi la fase di trasformazione, ovvero sia aziende spingono talmente avanti questo concetto di analisi del dato da farne un vero e proprio business, ovvero sia
servitizzare quello che era prima invece una vendita, perché anziché fornire una macchina, io posso pensare di noleggiarla al mio cliente, farmi pagare un tanto al pezzo, un tanto all'ora, o comunque sia una specie di performance contracting, occuparmi comunque della manutenzione della macchina stessa, delle riparazioni, monitorare i consumi energetici, eventuali fermi, eventuali necessità. Chiaramente per far questo mi serve un collegamento e un sistema di analisi dei dati abbastanza sofisticato. Però molte aziende lo stanno facendo sempre più spesso. Un esempio di un sistema cloud-based è MindSphere, il sistema cloud di Siemens, che è fatto da delle app che mi servono per analizzare i dati che risiedono sul cloud. Le app possono essere realizzate da Siemens, da chi costruisce la macchina o l'impianto o da chi lo utilizza. Poi possono essere distribuite attraverso un app store, è tutto analogo a quello che abbiamo sui nostri smartphone. Abbiamo una piattaforma che è il luogo fisico in cui il dato poi viene memorizzato. Siemens non ha realizzato un proprio data center, ma utilizza i data center di Amazon o di Microsoft, quindi AWS e Azure. E per i clienti che abbiamo nel Far East, anche abbiamo una partnership con Alibaba, perché da quelle parti preferiscono appoggiarsi ad Alibaba. L'elemento però critico in tutta questa catena è quella che chiamiamo la connettività, perché non abbiamo ancora detto come fa il dato dalla macchina ad arrivare sul cloud, perché una volta che è sul cloud è abbastanza semplice trattarlo e elaborarlo. Ecco, su questo Siemens è particolarmente forte, nel senso che provenendo proprio dal mondo dell'automazione, abbiamo realizzato una serie di soluzioni hardware e software che in modo praticamente plug and play mi permettono di installare un device su una macchina e prelevarne i dati e copiarli su cloud praticamente senza scrivere software. Questo vale sia che la macchina abbia a bordo dell'automazione Siemens, che è il caso, se vogliamo, ideale, ma anche quando c'è automazione di altri vendor. Ecco, tutto questo sistema, questa architettura costituisce MindSphere. Esiste addirittura un'associazione che si chiama MindSphere World, che raggruppa le aziende che hanno sposato questo tipo di tecnologia e la offrono ai propri clienti. Qualche esempio di applicazioni pratiche. Questa è la ICAM, che credo tutti conoscano, un'azienda alimentare che produce cioccolato. Loro avevano dei problemi con l'impianto di pompaggio e distribuzione del cioccolato nella loro fabbrica. Abbiamo utilizzato MindSphere per monitorare il comportamento della rete di piping che distribuisce questo cioccolato e soprattutto i motori di azionamenti che spingono il cioccolato sulla linea. In questo modo è stato possibile avere maggiore trasparenza sulle operazioni svolte da questi device, anticipare la manutenzione dove fosse necessario, registrare le anomalie e avere una reportistica regolare che permettesse di condurre l'impianto nel modo migliore. Sempre in campo alimentare, questa è una referenza che abbiamo realizzato con la Rama Elettronica, che è un'azienda pugliese che realizza impianti per produrre la pasta. In questo caso l'obiettivo era supervisionare gli impianti di produzione pasta per monitorare la qualità del prodotto. Sapete, la pasta è un prodotto molto sensibile alle condizioni ambientali, quindi temperatura, umidità e quant'altro. Viene fatta in molti formati diversi, quindi era fondamentale avere uno strumento che consentisse da remoto di poter fare questo tipo di azione di monitoraggio. Questa è un'applicazione utilizzata sia dalla RAM stessa che fornisce l'impianto, ma anche da chi possiede l'impianto e quindi produce la pasta. Tutt'altro genere, invece, è quest'altra business case. La Zani Press, che produce presse meccaniche. Qui l'obiettivo era di fornire a coloro i quali acquistano queste presse un servizio di manutenzione basato sui dati che MindSphere colleziona e rende disponibili per ogni pressa, ovunque si trovi la pressa naturalmente. Quindi la pressa può trovarsi in capo al mondo. Il personale della Zani è in grado dall'Italia di avere sotto controllo l'intero parco installato e di fornire ai propri clienti un servizio di manutenzione preventiva, per esempio, o predittiva. Quindi anticipare la manutenzione o anticipare addirittura il verificarsi di guasti legati a cattivo uso, manutenzione ritardata o quant'altro.
Un altro modello attualissimo si chiama Edge Computing. È un po', se vogliamo, una versione più raffinata di quello che abbiamo visto poco fa. Perché? Perché si introduce un elemento che prima non c'era, adesso non so se col mouse si vede, ma sono questi oggetti hardware che si frappongono fra il mio impianto, le mie macchine e la rete internet. Quindi risiedono localmente all'interno dell'azienda, all'interno della fabbrica, si chiamano edge proprio perché si trovano al confine tra la macchina e la rete esterna, che complicano leggermente, diciamo così, l'architettura, perché la macchina a questo punto non è direttamente collegata a cloud, ma c'è questo intermediario, ma con diversi vantaggi. Vedete intanto il fatto che i dati che vanno verso il cloud sono diminuiti rispetto a prima. Perché? Perché per esempio io posso fare a livello di edge device già delle preelaborazioni, magari faccio la media dei dati, oppure estraggo solo i dati che mi interessa memorizzare. Sostanzialmente io vado a spostare gran parte dell'intelligenza dal cloud sul dispositivo locale, sull'edge device. Perché mi interessa far questo? Perché questo mi permette di risolvere tutta una serie di criticità che ho accennato nel modello precedente. Quindi in particolare questo concetto di avvicinare il calcolo e l'archiviazione ai dispositivi mi permette intanto di realizzare una versione locale di quello che accadeva prima invece sul cloud. Quindi capacità decisionale locale, indipendenza da internet. Io, se anche sono scollegato da internet, posso fare delle considerazioni e prendere delle decisioni locali in attesa che internet torni a essere disponibile. Oppure posso bufferizzare, per quanto mi consente un disco rigido, e sappiamo benissimo che oggi gli hard disk hanno delle capacità molto elevate, posso bufferizzare grandi quantità di dati in attesa che la rete torni a essere disponibile. Non dimentichiamo che molte macchine finiscono in luoghi in cui la rete è molto ballerina, molto peggio di quanto non accada qua da noi. Questo tipo di architettura mi permette anche di centralizzare la gestione del software, ovvero sia questi edge device hanno a bordo un software, un'intelligenza che può essere distribuita come avviene con le app sui nostri smartphone. Quindi da remoto, dal cloud, da internet, io riesco a distribuire e aggiornare questi software su tutte le installazioni che io ho in giro per il mondo, e possono essere veramente anche delle centinaia di situazioni da aggiornare. Posso ovviamente fare controllo remoto e diagnostica, e naturalmente le app possono essere distribuite a loro volta in modo molto snello attraverso un app store, analogamente a quello che accadeva con le app di MindSphere. Giusto per darvi un'idea, un edge device ha le dimensioni che vedete nell'immagine, quindi è veramente un pacchetto di sigarette molto piccolo, trova spazio in qualunque quadro elettrico ed è a tutti gli effetti un PC con a bordo tutta l'intelligenza che serve per svolgere queste funzioni. Quindi diciamo che, anche se leggermente più complessa, questa architettura va a costituire un vero e proprio ecosistema, che ha bisogno naturalmente di essere collegata da un lato al campo, quindi alla macchina, all'ente che produce i dati, ai sensori, eccetera, eccetera. Dall'altro lato al cloud, perché il cloud mi serve comunque per archiviare i dati a lungo termine e per eseguire alcune app e per distribuirle a livello locale quando è necessario. Ed è dotato anche di un sistema di sviluppo di software basato su uno strumento che si chiama Mendix, che mi permette di sviluppare in modalità low code, ovvero sia con minimo dispendio di energia in scrittura del codice, una scrittura di codice molto facilitata per costruire applicazioni in modo estremamente rapido rispetto a quello che accadeva al passato. Quindi questo è un po' il cosiddetto ecosistema Industrial Edge. Giuseppe, sì. Uno dei partecipanti ci chiede se quindi il modello di edge computing è una evoluzione nel modello di cloud computing e se è preferibile quindi al cloud o no. Sì, allora diciamo che più che un'evoluzione mi piace pensare che sia una realizzazione un po' più raffinata e un po' più strutturata del discorso cloud computing.
Non direi proprio che sono in alternativa, o meglio, che il secondo sostituisce il primo. Sono entrambi sistemi validi a seconda dell'applicazione che devo realizzare. Se ho un'applicazione in cui non è richiesto o necessario avere un'intelligenza locale che intervenga sui dati prima che questi vengano trasmessi al cloud, posso tranquillamente adottare un'architettura più snella, che è quella del cloud computing, ed affidarmi a questa. Se invece ho bisogno che il dato generi in modo in tempo reale delle reazioni sull'impianto in modo relativamente indipendente dalla connessione a internet, allora forse la soluzione più indicata è avere un'architettura basata sull'industrial edge. Ovviamente sono estremamente correlate una con l'altra, e a volte è anche difficile trovare il confine, però diciamo che grosso modo questa potrebbe essere una indicazione su quale delle due scegliere a seconda dei casi. Non so se ho risposto alla domanda. Grazie. Ecco, qualche esempio anche di applicazioni di edge computing. Ora, questa è una macchina, una confezionatrice che realizza bustine monouso. Ora, bustine sono fatte da due parti di film saldate insieme a tenuta, anche perché il contenuto è un farmaco, in questo caso. Quindi l'elemento critico, uno degli elementi critici di questa macchina è l'elemento saldante che vedete lì riprodotto in grande. Elemento saldante che ha come dire, qualche criticità, perché apparentemente la temperatura sembra uguale, ma in realtà lungo tutto questo rullo la temperatura varia abbastanza. Sostanzialmente cosa abbiamo fatto? Per controllare meglio la temperatura di saldatura in tutti i punti del rullo, abbiamo realizzato un digital twin del rullo, quindi un modello matematico di come si comporta questo scambiatore di calore, perché di questo stiamo parlando. L'abbiamo implementato su un edge device e abbiamo realizzato un algoritmo di controllo di questa parte della macchina utilizzando l'edge device. Quindi in questo caso l'edge device è diventato un elemento non solo di analisi del dato, di raccolta del dato, ma un elemento attivo che è utile a controllare in modo più efficiente questa macchina, che non è complicatissima, ma ha alcuni aspetti critici che devono essere gestiti, e questo è uno. Un altro esempio, siamo ancora in ambito food e farmaceutico, è questa macchina, una micronizzatrice, che viene operata da un operatore, come vedete qua, abbastanza bardato, vestito con dei guanti, con una tuta, e che quindi per ovvi motivi ha delle difficoltà a interagire con la macchina. In questo caso abbiamo implementato sulla macchina stessa un'applicazione di edge computing che riconosce il linguaggio naturale. Quindi, come facciamo con Siri o con Alexa, anche in questo caso l'operatore può impartire dei comandi alla macchina piuttosto che ricevere delle informazioni sul suo stato ai fini di manutenzione o interventi di varia natura. Quindi vedete, la tipologia di applicazioni è veramente molto, molto disparata, variegata a seconda di casa. L'ultimo capitolo di cui volevo parlarvi oggi, che è un ulteriore modo di trattare il dato, è l'intelligenza artificiale. Per introdurre questo argomento mi aiuto con un filmato che poi è il racconto di un nostro partner cliente che l'ha implementata su un proprio impianto produttivo, che è la EPF di Cuneo. EPF nasce nel 1961 come azienda di automazione industriale. In quel periodo ovviamente l'automazione era puramente elettromeccanica, non c'era elettronica. Si è sviluppata nel corso del tempo principalmente su tre divisioni: EPF Automation, EPF Energy e EPF Plastic. Mio papà, che ha fondato l'azienda nel 61, lavorava già con Siemens più di 40 anni fa, e quindi quando io sono entrato l'ho subito trovato come uno dei partner principali, ed abbiamo continuato a sviluppare insieme queste nuove attività e questi sviluppi. In azienda abbiamo due persone che sono concentrate ormai da anni in particolare su attività di ricerca e sviluppo, e il progetto che abbiamo sviluppato con Siemens si focalizza soprattutto sulla possibilità di applicare il deep learning e l'intelligenza artificiale all'automazione industriale
digitale, evolvendo i servizi normali in attività che hanno sia un'ottimizzazione di costi nei confronti dei clienti, sia una soluzione di problematiche che sino a poco tempo fa con i software non era assolutamente possibile fare, ma implicavano sempre la presenza di personale. Grazie a questa partnership e a questa collaborazione siamo riusciti a sviluppare delle soluzioni innovative che sono un po', diciamo, quello che noi cerchiamo sempre di trovare, di proporre sul mercato in modo tale da non essere sempre invischiati nelle battaglie del puro prezzo, ma cercando di sviluppare dei rapporti in partnership con i nostri clienti. Parliamo di un progetto molto importante per noi che abbiamo sviluppato insieme a Siemens, utilizzando una tecnologia basata sulla logica neurale, quindi sull'intelligenza artificiale da un lato, portato direttamente sul PLC, sulla base, dell'S7500 NPU, Neural Processing Unit, in cui tutta l'attività relativa all'intelligenza artificiale è stata portata direttamente sul PLC tramite l'utilizzo di un modulo che si collega direttamente su tutta la base standard Siemens e con una automazione che ha acquisito uno sviluppo notevole, riuscendo a risolvere al cliente problemi che non riusciva a risolvere da anni e sui quali avevamo già battuto la testa più volte non riuscendo mai a trovare una soluzione. I tempi di sviluppo sono stati molto rapidi e anche la base per evoluzioni future è estremamente flessibile, perché riusciremo ad implementare altre soluzioni a problematiche che si troveranno nel corso del tempo. Parlando di progetti futuri per ETF, in particolare stiamo cercando di sviluppare applicazioni di robotica e di intelligenza artificiale in settori diversi da quello tipicamente industriale, in cui abbiamo la maggiore esperienza, ma sono ad esempio settori dei servizi alle persone o del packaging. Ad esempio per il servizio della spillatura della birra stiamo sviluppando con un nostro partner che ha un ruolo importante all'interno del settore della produzione della birra, uno spillatore robotizzato che ha poi un sistema di intelligenza artificiale che comanda il robot in dipendenza della quantità di schiuma che viene vista nel bicchiere, in dipendenza delle necessità del consumatore. Tutte queste tecnologie sono tutte basate su una logica che poi in sostanza si basa su una rete neurale ed è tutta basata su componentistica sia di base per quanto riguarda la parte elettromeccanica di controllo che più evoluta della Siemens, che poi ci permette di comandare robot di varie marche, di varie nature. Ma cosa si intende con intelligenza artificiale? Ma se ne parla ormai da decenni, esistono delle definizioni accademiche anche molto elaborate. In estrema sintesi, si tratta di un sistema in grado di interpretare correttamente dei dati che riceve dall'esterno. Imparare da questi dati, imparare vuol dire ricavare delle informazioni di alto livello dei dati che permettono di prendere delle decisioni, per esempio per decidere se un oggetto ha un livello di qualità accettabile oppure no, o riconoscere un oggetto, distinguere un'ombra da una persona, e quindi usare questi dati, queste informazioni, questa capacità per svolgere compiti molto complessi che fino a, diciamo, a poco tempo fa erano appannaggio di operatori umani. Quindi il fatto di discernere, imparare, classificare, catalogare, vedere delle situazioni complesse erano compiti spiccatamente umani. Sempre più spesso questo invece può essere realizzato con intelligenza artificiale, nel caso che abbiamo visto poco fa, addirittura a bordo di un controllore di un PLC. Quali sono gli ambiti applicativi in ambito industriale? Ma per esempio, alcuni esempi sono quelli che vedete qua. Design generativo, rappresentato da quella immagine che vedete nella parte bassa dello schermo, questo è un sistema che ha ricevuto dall'operatore umano dei vincoli e degli obiettivi, una cifra di merito, e sostanzialmente genera in modo autonomo delle soluzioni costruttive varie per, in questo caso, per un bruciatore. Tra tutte queste, poi il sistema di intelligenza artificiale selezionerà quella più performante da proporre, da suggerire all'ingegnere che ha lanciato questa simulazione. Il caso invece del riconoscimento della classificazione è la casistica un po' più frequente, mi permette per esempio di riconoscere una mela marcia da una mela sana, o di qualificare una pizza se ha un aspetto gradevole oppure no, oppure se un croissant ha una forma gradevole all'occhio piuttosto che no. Tutte cose molto difficili per una macchina, normali per un uomo, ma proprio per questo esiste l'intelligenza artificiale, per svolgere questi compiti molto complessi. In ambito sicurezza sulle reti dati, per esempio, esistono dei sistemi che ascoltano il comportamento di una rete e sono in grado di capire se c'è un'intrusione hacker, per esempio, perché c'è un comportamento che si discosta da un comportamento normale della rete in assenza di attacchi. Oppure l'applicazione che vedete in alto è una coppia di robot che lavora su un compito complesso, che è assemblare questa barra
con dei componenti elettromeccanici. I due robot non sono stati programmati con delle quote, con delle coordinate a cui prelevare e dove, a cui depositare i componenti, hanno ricevuto semplicemente un comando che è un ordine che è costruisci una barra di, con i componenti che trovi. E loro, vedete, si aiutano a vicenda e lavorano con dei componenti in posizioni assolutamente casuali e con una barra che non è nemmeno fissata in una posizione fissa, ma si muove quando il robot interagisce con essa. Altre applicazioni molto comuni sono quelle del riconoscimento del linguaggio naturale, abbiamo visto prima un esempio, quindi la possibilità di interagire con una macchina come faremmo con uno smartphone, e poi il discorso dell'analisi dei dati per realizzare un controllo qualità su dei componenti, per esempio prodotti da una linea. Su questo abbiamo un ultimo esempio, questa è l'unica azienda non italiana, fra quelle che abbiamo visto fino ad oggi, un'azienda che produce apparati elettronici, schede elettroniche, che aveva un problema abbastanza importante. Doveva gestire un picco di produzione, ma sulla linea di produzione c'è un collo di bottiglia che è un ispettore raggi X che sostanzialmente analizza, scannerizza sistematicamente tutti i pezzi che escono dalla linea prima che questi vengano chiusi in un involucro e poi spediti al cliente. La soluzione più banale sarebbe stata di raddoppiare l'elemento di scanning a raggi X, ma si è deciso per una soluzione più furba che vi presento. Questa è la linea, una linea molto, molto lineare appunto, fatta di diversi elementi. La scheda elettronica entra vuota a un estremo ed esce con gli elementi saldati all'altro estremo e poi viene il componente viene esaminato a raggi X e poi mandato alla linea di assemblaggio finale. Abbiamo deciso di implementare questo tipo di progetto, e cioè abbiamo raccolto innanzitutto dei dati della linea, perché ci si è resi conto che in base alla storia produttiva di ognuna di queste schede può essere che la scheda non richieda necessariamente una ispezione raggi X per sapere se è buona o non è buona. In altre parole, non tutte le schede meritano di essere esaminate a raggi X. Il difficile è starle a capire quali sì e quali no. Quindi abbiamo raccolto dei dati per un periodo di tempo abbastanza lungo attraverso un edge device, li abbiamo trasferiti su cloud perché erano veramente tanti, dove abbiamo addestrato una rete neurale, quindi un'intelligenza artificiale, che poi è stata di nuovo scaricata sull'edge device e utilizzata per decidere alla fine della linea di produzione se il componente tal dei tali deve oppure no essere esaminato a raggi X. A questo punto la connessione al cloud può anche non esserci perché abbiamo trasferito tutta la capacità decisionale a livello di edge e il sistema è in grado di discriminare quale di questi casi, in quali di questi casi ci troviamo per tutte le schede elettroniche in uscita dall'ultimo elemento della linea di produzione. Risultato finale, abbiamo risparmiato il 30% del test raggi X, quindi quella macchina da sola rimane torna ad essere sufficiente per le prestazioni su quella linea di produzione, anche per una produzione maggiore. Tutto questo chiaramente garantendo lo stesso quality rating di prima, perché altrimenti diciamo così, il gioco non vale più. Quindi non ci siamo persi dei pezzi difettosi perché abbiamo diminuito il numero di test, ma abbiamo mantenuto il quality rating di prima, quindi abbiamo fatto delle scelte intelligenti e abbiamo evitato di acquistare 500.000 di macchina di raggi X che in realtà non era necessario. L'azienda in questione è la Siemens. Ci tengo a dirlo perché questa è la fabbrica dove produciamo i PLC. Siemens stessa è cliente delle proprie applicazioni, che è anche un brutto cliente, vi devo dire, molto esigente. E questo dimostra il fatto che noi siamo anche i primi a utilizzare le nostre tecnologie in casa nostra per metterle a punto, per dimostrare che se ne possono trarre dei notevoli vantaggi. Considerate che è stato un investimento, credo, dell'ordine delle poche decine di migliaia di euro e ha prodotto un risparmio di un ordine di grandezza più elevato. Siamo praticamente arrivati al termine della mia presentazione, io qua vi lascio, perché poi distribuiremo questa presentazione, vi lascio dei link in cui trovare degli approfondimenti sul tema cloud computing, sul tema edge computing e in generale sul discorso dell'IoT. Ci sono domande fino adesso? Giuseppe, è arrivata una domanda dal pubblico, da un partecipante proprio su MindSphere. Chiedono se MindSphere richiede una VPN, quindi una rete privata virtuale. Non necessariamente, ma si può implementare dove necessario.
e può funzionare anche senza. In tutti i casi, anche se non c'è la rete VPN, il livello di crittografia garantito è quello che dicevo poco fa, cioè lo stesso delle transazioni bancarie, quindi il dato è comunque tutelato. Poi in molti casi, è vero, molti clienti creano o fanno creare a noi attraverso i nostri apparati delle VPN, attraverso cui facciamo passare i dati di MySphere o anche le attività di manutenzione quando devo andare online su PLC o quant'altro. Quindi sì. Avevo invece io una domanda, cioè un'azienda che non ha, diciamo una piccola azienda, una media azienda che ha una linea abbastanza semplice o più di una linea o delle macchine che non sono interconnesse, qual è il primo passo o i primi passi che deve fare questa azienda per avvicinarsi alla connettività e quindi alla generazione di dati? Ma sì, allora possiamo fare un discorso abbastanza generale, ne approfitto anche per trarre qualche conclusione dalla mia presentazione che è finita. Allora, in generale, intanto possiamo dire che tutte le tecnologie di cui ho parlato e molte altre sono tecnologie assolutamente già disponibili e testate, accessibili a tutte le aziende, anche le piccole e medie imprese italiane. Quindi non stiamo parlando di qualcosa che verrà o che sarà realizzato o che abbiamo in cantiere, sono tutte tecnologie off the shelf disponibili per essere implementate. Diciamo che il concetto è questo: innanzitutto uno deve iniziare a pensare perché fa una certa cosa, ovvero sì, l'adozione di una tecnologia fine a se stessa non ci porta da nessuna parte. Le tecnologie devono avere una finalità, devo capire qual è il problema che voglio risolvere. Può essere un problema di creare un nuovo servizio di manutenzione per i miei clienti, può essere un tema di ottimizzare le prestazioni della macchina, può essere un tema di trasparenza sui dati che voglio ottenere. In tutti i casi devo darmi un obiettivo e come dire, condividerlo con la direzione dell'azienda, col management che lo deve poi sostenere. Nel fare questo io suggerisco anche di come si dice, pensare in grande ma partire in piccolo, ovvero sia è giusto partire con un progetto snello, fattibile, con delle risorse limitate, e mi riferisco anche soprattutto a risorse di tipo umano, perché poi non basta comprare una licenza software per aver fatto il progetto, ma avendo una visione, diciamo così, più di ampio respiro, sapere dove voglio essere, dove voglio arrivare nell'arco di 2, 3, 5 anni. Per fare questo chiaramente serve affidarsi a dei partner con esperienza, non solo tecnologica, ma anche di implementazione, quindi sapere cosa serve fare affinché il progetto sia un progetto di successo. E io lascio anche questo link, How to Make It, che è una specie di prontuario, una linea guida, insomma, su come approcciare questi progetti. Quali sono i suggerimenti, quali sono gli strumenti che mettiamo a disposizione, molto concreti, quindi se cliccate su questo link How to Make It raggiungete una pagina in cui suggeriamo un po' un approccio molto pragmatico e molto pratico. Io spero di avere risposto alle domande, ma se ce ne sono delle altre sono qui per rispondere e lascio i miei contatti per qualunque necessità. Grazie. Giuseppe, grazie a te, grazie ancora. Dicevi pensare in grande e poi agire in piccolo. Ricordo a tutti che noi disponiamo della linea pilota, che la linea pilota è un ottimo ambiente di test per un proof of concept di un qualsiasi progetto, processo di digitalizzazione aziendale. Passo quindi la parola al collega Filippo Montevecchi. Prego Filippo. Sì, buongiorno, grazie Massimo per la presentazione e vado a condividere. Quello che presenterò sarà sostanzialmente, sono Filippo Montevecchi, l'operatore meccanico della linea pilota di Birex, e quello che presenterò sarà sostanzialmente quelle che sono le soluzioni per l'IoT implementate nella linea pilota di Birex. Riaccenno brevemente a che cos'è la linea pilota. È una linea di produzione che vuole implementare tecnologie all'avanguardia Industria 4.0 per creare un ambiente che rispecchi quanto più possibile un ambiente reale di una vera linea di produzione, ma che non sia vincolata ai tempi e alle necessità di una linea di produzione aziendale, per poter permettere di effettuare sperimentazione di tecnologie all'avanguardia sulle macquine e per poter permettere alle piccole e medie imprese di avere accesso a queste tecnologie prima di avere accesso diretto, toccarle con mano prima di mettersele in casa.
La linea pilota è suddivisa in quattro aree principali. Un'area di additive manufacturing, in cui abbiamo sia macchine per la produzione di componenti metallici, quindi una macchina per lavorazioni di componenti con tecnologia SLM, una macchina per lavorazione di componenti metallici di dimensioni maggiori, ovvero una cella di posizione diretta con tecnologia laser cladding, e una stampante 3D per materiali plastici della, prodotta dall'azienda tedesca Harburg, che stampa sostanzialmente con tecnologia FDM. È presente un'altra area di, diciamo, complementare all'area dell'additive manufacturing, che è l'area di finitura e metrologia, in cui abbiamo installato un centro di lavoro a controllo numerico a 5 assi dell'azienda di MG Mori e un braccio di misura robotico per effettuare operazioni di controllo qualità e reverse engineering. È presente altresì un'area robotica in cui ospitiamo dei robot collaborativi e dei robot mobili, e quella di cui, diciamo, siamo più, ci preoccupiamo di più in questo webinar, l'area di IoT Cloud Analytics. Sostanzialmente tutte le nostre macchine sono connesse fra di loro mediante la mediante rete e condividono dati. Dato che si è accennato appunto al problema della sicurezza del dato quando si parla di applicazioni IoT, abbiamo cercato nella definizione della nostra architettura di rete di creare un modello di rete quanto più sicuro possibile per appunto andare a creare un modello di come dovrebbe essere una rete aziendale in cui nel futuro in cui si vuole implementare le tecnologie IoT. Sostanzialmente sono state create due aree distinte, un'area IT e un'area OT. Nell'area OT è l'area in cui sono presenti le macchine, che sono isolate all'interno della sua propria VLAN, e diciamo che la comunicazione tra l'area IT e l'area OT è regolamentata da un server di routing. È presente un livello di firewall tra l'area IT e l'area OT. L'area IT è l'area in cui è ospitato il nostro data center, all'interno del quale è presente il sistema di hypervising OpenStack, che permette di creare delle macchine virtuali all'interno delle quali possono essere implementate delle applicazioni. Questo vuole creare sostanzialmente un piccolo cloud in locale per poter permettere di sperimentare di dare la possibilità ai nostri partner o chi volesse avere accesso alla linea pilota di sperimentare delle possibili nuove applicazioni pensate per girare su cloud, che debbano accedere ai dati direttamente prodotti delle macchine, quindi appunto di avere una sperimentazione in ambiente più protetto. È altresì possibile mettere le macchine in comunicazione diretta con internet, per esempio come vedremo dopo con il Cloud Mindsphere, attraverso un secondo livello di firewall. Abbiamo anche previsto la presenza di un jump server per avere direttamente accesso alle macchine, per esempio qualora fosse necessario per l'accesso remoto per la manutenzione. Appunto, qualora si volesse accedere ai tenant, ovvero alle aree dove possono essere ospitate le macchine virtuali, è stato previsto la possibilità di creare delle virtual private network per avere l'accesso. Ci siamo dotati anche di dispositivi di edge computing per poter appunto vantaggiarci di questa tecnologia. Al momento abbiamo installati sulla linea pilota un T-Tech Nerve Blue, un edge device prodotto dall'azienda T-Tech, che sostanzialmente consente di essere integrato direttamente, è un dispositivo general purpose che consente di essere integrato direttamente in reti Profinet oppure di comunicare con protocolli IoT come OPC-UA e MQTT. Stiamo installando al momento anche un edge device prodotto dalla FANUC, questo appunto perché siamo per la presenza di robot collaborativi, di due robot collaborativi appunto prodotti da FANUC, e questo dispositivo ci consente appunto di
avere accesso ai dati ad alta frequenza, ai dati prodotti da questi robot. Ci stiamo dotando anche di dispositivi edge della Siemens, questo appunto perché la nostra macchina a controllo numerico è dotata del controllo numerico sui numericot 40D e quindi l'utilizzo di dispositivi edge prodotti dalla Siemens consente di accedere a dati ad alta frequenza prodotti dagli azionamenti e dà un notevole supporto qualora si volessero sviluppare delle applicazioni IoT che abbiano necessità di accedere appunto a dati ad alta frequenza. Vorrei presentarvi appunto brevemente alcune delle applicazioni che sono state implementate. La maggior parte di queste sono state implementate appunto sul nostro centro di lavoro, che come vi dicevo è dotato del controllo numerico Sinumerico 840D, che offre una grande quantità di possibilità per estrarre dati. La macchina infatti è stata connessa al cloud di Mindsphere, tramite il quale noi abbiamo creato delle dashboard di monitoraggio tramite l'applicazione Analyze My Machine, come per esempio queste dashboard che vedete, che consentono di andare a valutare diciamo la frequenza degli allarmi, la tipologia degli allarmi più frequenti e di valutare quanto per esempio la macchina si può trovare in modalità manuale o in modalità automatica, che potrebbe essere sicuramente una misura utile per esempio per valutare quelli che sono i tempi di attrezzaggio. Abbiamo installato anche abbiamo installato anche delle applicazioni di tipo di realtà aumentata, come per esempio applicazioni di Siemens o di PTC che consentono di avere assistenza per avere a disposizione manualistica o assistenza per la per alcune operazioni di manutenzione. Un'altra funzionalità molto importante del centro di lavoro di MG Mori è la funzionalità dell'Access My Machine PCUA, ovvero la macchina mette a disposizione un server PCUA che sostanzialmente è un protocollo di comunicazione standard per lo sviluppo di applicazioni IoT. Qui vedete ad esempio vi ho riportato una schermata di esempio di un client che è YExpert, che è un client che noi utilizziamo per accedere ai dati delle macchine. Vedete che si può sostanzialmente navigare attraverso quelli che sono tutti i dati macchine, come per esempio appunto i dati degli azionamenti, quindi quanta corrente stanno consumando, la potenza che stanno erogando, i dati degli utensili registrati in macchina, la velocità del mandrino, le variabili definite dall'utente, e si può navigare all'interno di questi dati sia in lettura che in scrittura. E questo ci consente di avere ci dà un vantaggio perché ci consente di utilizzare questa macchina come piattaforma di test qualora si volessero appunto sviluppare applicazioni IoT. Al momento stiamo sviluppando un'applicazione per il controllo visivo con telecamere basato su tecnologie di intelligenza artificiale per la rilevazione di oggetti estranei presenti nell'area di lavoro della macchina. Abbiamo a disposizione altre tecnologie IoT, come per esempio dei dispositivi di smart safety che consentono di capire qualora una persona si sentisse male all'interno della linea pilota. Abbiamo integrato un software plant simulation di Siemens per poter ottimizzare quelli che sono i flussi produttivi all'interno della linea pilota, e abbiamo un sistema di realtà virtuale all'interno del quale abbiamo ricreato il modello della stessa linea pilota, quindi c'è possibile navigare all'interno della linea in modalità di realtà virtuale. Questo consente di valutare in maniera semplice per esempio la modifica del layout della linea e l'effetto che potrebbe avere sugli operatori. Io vi ringrazio per l'attenzione e sono a disposizione qualora ci fossero domande da parte del pubblico. Grazie Filippo. No, non sono arrivate altre domande, quindi ringrazio tutti i partecipanti. Ricordo che il prossimo webinar si terrà l'11 febbraio sul tema della robotica ICT e ricerca medica, sinergie e prospettive per il contrasto alla diffusione del Covid-19. Ringrazio ancora una volta l'ingegner Biffi. Grazie a voi. Arrivederci all'11 febbraio.
Ah, sto per mandarvi il questionario a gradimento. Buona serata a tutti. Arrivederci. Buona serata.